ho fatto un sacco di abbonamenti, guarda che spettacolo la vita, che spettacolo, che spettacolo, fatto un altro, grazie Matteo Pulli per l'abbonamento, guarda che spettacolo la vita, che spettacolo la vita, guarda che spettacolo, guarda che spettacolo, che spettacolo amici miei, che spettacolo, questo è il succo e la polpa della mia gioventù, vi ringrazio. Questo è il succo e la polpa e le vitamine della mia gioventù. Mi chiedo scusa del disturbo, Scusate ragazzi. Grazie. Un sacco di abbonamenti in pochissimo tempo. Wow, che spettacolo. Mi sembra di essere diventato davvero Omiator per una volta. Non è più morente questa bebè. Come state, cucciolini? Tutto bene? Vi siete divertiti ieri sera, che era venerdì sera? Che avete combinato? Io vi racconto un po' come è andata la serata ieri, no? Vi racconto un pochettino perché è interessante. Andiamo da Cracco. Con un altro Prime, grazie Zucchino per i 2 mesi. 2 mesi cucciolo. Studiando per la maturità, hai fatto bene, Gabriel. Vi spiego, praticamente... Allora ragazzi, cos'è successo ieri? Praticamente siamo andati da Cracco. Poi io non lo so ragazzi cosa sia successo, perché la Cracco è stata una serata molto movimentata. E poi siamo andati in colonne. E io ho incontrato, raga, un sacco di miei vecchi amici. E quindi mi sono un po' perso nel marasma di gente che si situava e stanziava nel luogo denominato Colonne di San Lorenzo. Ti offriva la sigaretta? No, mi dissocio, Goder, non scrivere certe porcherie, Goder. È stata io poi sono arrivato in questo posto denominato Colonne di San Lorenzo, situato nella città di Milano, in Lombardia, Italia, Europa. 28 maggio 2021, ore 11 circa. Mi sono un po' perso e poi ragazzi, non devo essere onesto, non mi ricordo molto bene la serata. Ho degli sprazzi e dei ricordi che mi arrivano in maniera offuscata. No, mi sa che c'è quello del Little Paul che mi... No, non penso che voglia dire niente. E adesso aspettiamo Ercole che arrivi e ci racconta tutto. Adesso comportiamoci bene, ragazzi. Comunque ragazzi, per il resto tutto bene. Più che altro stamattina dovevamo partire alle 11:20. Alla fine siamo partiti molto più tardi perché... Salve. No, che è successo? Che è successo? Perché sapevi stai prendendo il saluto? No, no, mi è scappato un attimo. Adesso infatti mi sono tranquillizzato. Vi chiedo scusa, è stato un piccolo... Sputando? Non sto sputando, che senso sputando? Gente che è andata via per lei. Gente che è andata via? Stavo guardando chiedo... lei, perché sto guardando la telecamera? No, perché stavo facendo un attimo questo lavoro di piccolo videoludico. No, no, assolutamente. Abbiamo bisogno di parlare con lei, per quale motivo lei si sta comportando in un'attività commerciale in questo modo? No, un attimo, ho avuto un momento di... non deve avere quest'attimo, perché non sei... No, infatti mi sono tranquillizzato, okay. Vi chiedo scusa. No, vi chiedo perdono. È stato un attimo in un momento di delirio mentale, infatti vi chiedo scusa, sono qua tranquillissimo, mi stavo facendo gli affari miei, infatti adesso mi sono messo tranquillo, non volevo... Quindi abbiamo fatto, siamo andati, qualche fantasia dovevamo andare via, perché giustamente non è che sta a casa sua, lei si permette il lusso di urlare... No, no, ma infatti non le chiedo quindi, perdono. Le chiedo, ma la gente poteva tranquillamente chiedere... Vabbè, non posso essere in diretta, perché quel video tra poco mettiamo la volta e lo facciamo vedere. Non ho capito. Lei sta facendo una diretta? Sto facendo una diretta, sì. Per quale motivo? Perché io faccio questo come lavoro? Vuole vedere, c'ho pure un contratto, c'ho partita... Stai calmo! No, non sto alzando la voce! Non alzo la voce, stai calmo, capito? Sì, sì, non preoccupatevi. Posso spiegarvi in maniera tranquilla senza alzare i toni? In che senso? Non, io faccio qua, posso spiegarle. Ascolta, velocemente? Ti sta dicendo che io diretta. Ok, posso spiegarle velocemente prima? No, la diretta e basta. Posso spiegare il contratto? Chiudo la diretta, metto muto e lo metto nello zaino in modo che non si sente e si veda niente, perché non posso... commerciale che consumano altre gente non sta da solo a casa sua. No, vi chiedo scusa, sono stato un piccolo momento di delirio. Ti metti a urlare e bestemmiare e buttare e sputare in aria. Ma sputare in aria chi ha sputato? Mi perdoni. Sì, ma sputare in aria non ho sputato verso nessuno. Cioè, ma cosa sputare? Mi perdoni. Si stava comportando male. Sì, ma non ho sputato. Sputare in aria che significa? Mi perdoni. Io chiamo la pattuglia della Volpe e la facciamo identificare e vediamo il momento. No, vabbè, metto chiuso.
Tutto a posto, ragazzi, dovete capire che con le buone parole e le buone intenzioni si risolve tutto, ragazzi, non preoccupatevi. Basta cercare di fargli capire che non sei un cattivo ragazzo, ma sei un bravo ragazzo che non voleva fare del male a nessuno, ragazzi, non preoccupatevi. Con le buone intenzioni si risolve tutto. Non temete, guys, non temete. Con le buone intenzioni e facendogli capire, tra virgolette, la natura scherzosa e goliardica e forse un pochettino, è stata un pochettino eccessiva per questo momento di quello che è successo, hanno capito che purtroppo è stato un piccolo momento di delirio casuale che non si ripeterà più, ovviamente. Più che altro, raga, mi sono appena svegliato, ero tutto gasato per tutte quelle sabba all'inizio. Ho fatto un po' il pagliaccetto, raga. Poi io non capisco perché dicevano che ho sputato. Forse ho sputacchiato un attimo, ma non ho fatto... Non lo so, ragazzi, non volevo essere in difetto. Ma hai tirato un bercio e basta. Ma ho bestemmiato tanto, ragazzi. Raga, vi chiedo scusa se ho bestemmiato un po'. Hai sputato la... Ah, ho sputato la X, la Itz. Ah, ragazzi, sto ancora tutto intrastullato, sto ancora tutto intrastullato. La Itz cosa faccio? Io la butto a terra come se fosse una sigaretta. So che non è molto consono per l'ambiente. Adesso vado a cercare, guarda, vado a cercare un cestino per buttare la Itz. Vado a buttare, ragazzi, vi chiedo scusa, È stato un momento un po' di, tra virgolette, di, come si dice, di incomprensione tra le parti. Tutto qua, è stato un piccolo momento di incomprensione tra le parti, ragazzi, vi chiedo perdono. Ah, forse hanno bestemmiato i donatori? Ragazzi, ma io ho bestemmiato, forse sì, un paio di bestemmie l'ho tirato, non lo so. Devo un attimo risolverla sta cosa delle bestemmie, me l'hanno detto anche ieri gli iPens. Devi smetterla di bestemmiare, infatti io non voglio più bestemmiare, ragazzi. Voglio limitare la mia blasfemia nel modo più possibile che ci sia. E quindi niente, Ercole è arrivato, ragazzi. Ercole è arrivato. Infatti sto scrivendo. Oh. Ho sbagliato scala mobile, scusate. Ho sbagliato, ecco qua. Mamma mia, ragazzi. Can you say hi to Fede You? Hi Fede You! Hi Fede You! You are the best freebooter in the town. Best.